Al braccio del padre conte di Parigi, pretendente al trono francese, Elena di Francia si avvia all'altare della Reale Cappella di Dreux, appartenente alla famiglia degli Orléans, per scambiare giuramento di nozze col conte Everardo di Limburg-Stirum. Nel guardare i 300 invitati al solenne rito nuziale sembra di sfogliare pagine viventi dell'almanacco di Gotha. Luminosa appare la sposa nella sua fresca bellezza, incorniciata dall'austero abito dovuto all'estro di Christian Dior. Seguono la magnifica coppia i genitori di Elena, quelli dell'aristocratico sposo belga, la regina Federica di Grecia, la contessa di Barcellona. In lungo viaggio di nozze gli sposi raggiungeranno la Rodesia, dove vivranno nel ranch modello acquistato da Everardo.